Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. La notizia che sta trapelando in queste ore avrebbe del clamoroso. Perché ragazzi del clamoroso? Perché pare, e sottolineo pare, che dall'anno prossimo, cioè da quest'anno, questo che sta arrivando, si potrebbe sorteggiare sia il girone d'andata che il girone di ritorno. Cioè ci sono i sorteggi per il girone d'andata, poi come ovviamente lo sapete, il girone di ritorno solitamente si fa uguale, identico al girone d'andata, quindi la prima giornata del girone d'andata diventa la prima del girone di ritorno con le squadre girate. Ora, ci sono tre tipi di calendario in generale da fare. Il primo è questo, cioè prima d'andata, prima di ritorno è uguale con le squadre girate. Se è d'andata, prima di ritorno è uguale. Se no c'è il sistema specchio, quindi prima, seconda, terza, quarta, quinta, fino alla diciannovesima, e poi dalla diciannovesima si torna indietro. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 al contrario. Quindi si fa tranquillamente a specchio, con la prima che è anche l'ultima, la seconda che è anche la penultima, con la diciannovesima che è anche la ventesima. Oppure, come fanno in Premier League, si sorteggia, dopo aver fatto il girone d'andata, si sorteggia anche il girone di ritorno. E vi dirò che secondo me questa è una soluzione anche abbastanza interessante e intrigante. Perché se è vero che è figo il fatto di sapere più o meno muoversi per quanto riguarda il calendario, è anche vero che mischiare un po' le carte in tavola, a mio modo di vedere, non fa mai male, anche perché ci sono giornate in cui magari, che so, sai già che tu non prenderai punti perché magari Roma vai a Napoli e quindi magari ci sta che non prendi punti o che ne prendi uno. Però la Juventus magari va a Milano con l'Inter e dici peccato perché una volta, per ti faccio un esempio, una volta l'Inter giocava la Juventus e quindi magari potevo mangiargli punti ottica Champions, non posso perché anche io comunque vado a Napoli e rischio di perderne. Magari questo ti capita il giorno di ritorno, magari quando la Juve affronta l'Inter, tu becchi, che so, per dirti il Brescia, riesci a fare 3 punti, una squadra qualunque avrò in mente, riesci a fare 3 punti e con quei 3 punti ne mangi 3 o 2 se dovesse pareggiare all'Inter. Quindi dovesse pareggiare all'Inter. Quindi per me comunque è una cosa interessante e intrigante che ci può stare. Ovviamente non è che si parla del cambiamento mondiale, non so perché Sheeran è così triste, dove va? Vabbè, non so, non è che si parla del cambiamento mondiale che ti decide una stagione, che ti decide il futuro. Però secondo me è un cambiamento abbastanza drastico che in Premier League stanno facendo, che ci farebbe molto molto comodo, perché renderebbe, a mio modo di vedere, il campionato anche un po' più dinamico, anche perché ragazzi nel girone di ritorno molto spesso è, cioè, annoiato, ti vedi il girone d'andata, sorteggi eccetera, poi il girone di ritorno fai a specchio, ok? Mentre così avremmo tutto il sorteggio di tutto il calendario con le ultime partite, per dirvi, ci sta che la Roma capiti con la Lazio alla diciannovesima e alla prima, quindi due derby in una settimana, per dire, o che comunque alla prima capiti, che ne so, Inter Bologna e all'ultima Bologna Inter, quindi una distanza di 9 mesi da un match a un altro. E sta cosa sinceramente mi intrigherebbe non poco. È figo, è figo. Secondo me si potrebbe fare. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Iscrivetevi, mi raccomando, al canale. Qualora non l'aveste ancora fatto, like. Se vi è piaciuto, dislike se vi ha fatto cagare, ma spiegatemi il perché. Vi ringrazio per aver visto questo video. Buon shalala. Raga, iscrivetevi, mi raccomando, perché oggi vi verranno una carrellata di video, veramente tanti. Quindi non perdetevi tutti questi video che vi porterò, tante ufficialità, tante novità. Quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati. Vi ringrazio per aver visto questo video. Buon shalala, come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video.